Salve, bentornati a Burino Consiglia. Quest'oggi, insieme al mio nuovo assistente, il signor Gabriella, vi presenteremo la nuova ricetta del risotto alla whisperon da mamma Dorina. Risotto alla mamma. Ok. E allora, vediamo un po' di presentarvi gli ingredienti, poi vi introduco il nostro amico Garzone, ci illustrerà insomma come da farsi. Dunque, allora, qui abbiamo un buon risotto del Bangladesh. Notate, va assolutamente mescolato perché si scolli, in quanto dopo andrà rosolato dentro una casseruola. Poi abbiamo una ottima pera dell'Esoto, è la pera chiappona. Come vedete, capite il motivo, assolutamente, bravi. Poi abbiamo... Garga, cos'è che hai preso? Ah sì, la glassa gastronomica che è all'aceto, non so che cazzo sia, comunque... Glassa balsamica. Glassa balsamica, serve per condire le cose da condire. E poi abbiamo un'ottima cipolla di Mestre. È una cipolla di Mestre e questo invece è il cipollino di Rovigo. Comunque, dopo poi ci rosoleremo il nostro risotto india e del Bangladesh. E poi infine abbiamo un buonissimo dal peggio, che è un formaggino... che si adatta bene col sapore che andremo a creare con la whisperon da mamma Dorina. Dunque, procediamo, noi abbiamo messo, ci può illustrare il lavoro in corso. Abbiamo questa brodaglia fatta di carote, sedano e acqua. E con questa noi inumidiremo il risotto fino a farlo, a renderlo morbidoso. Per un paio di minuti lo faremo riscaldare per poi, adesso possiamo procedere con la casseruola e iniziamo a cuocere il riso. Allora, mentre il nostro brodo sta scaldando, intanto il nostro amico Garga comincia ad affettare il cipollotto di Rovigo. Il mestrino è già stato tagliato, l'abbiamo già messo insieme all'olio di Tordenaso nella nostra casseruola. E adesso andiamo ad apporre anche il cipollotto di Rovigo, che andrà ad aggiungere un po' di piccantino al gusto invece un po' più soave e un po' più amalgamante della cipolla di Mestre. Adesso lo possiamo andare a far cuocere, a sorpresa, quando poi la nostra cipolla e il cipollotto saranno un po' dorati, andremo ad aggiungere il risotto per iniziare a cuocerlo. Quindi aggiungiamo un pizzico di sale in modo che il brodo non si risulti dolciastro e di conseguenza il risotto insipido. Mentre attendiamo sempre che rosoli bene la cipolla dentro il pentolotto che si sta bruciando, però va bene così. Adesso mettiamo il riso, che la cipolla in realtà si è bruciata. Però vabbè, è la casualità. La casualità renderà il nostro risotto whispula assolutamente all'altezza delle aspettative, cioè nulla. Però, insomma, tanto poi... Lasciamo tostare. Lasciamo che la tostata sia tosta. E adesso lasciamo cuocere. Quando il risotto si attaccherà, andremo ad aggiungere di volta in volta un po' di brodo in modo da... renderlo un po' più mansueto. E quindi adesso io andrei ad aggiungere un primo goccio. Tu Garzone non devi parlare sotto voce. Io me ne sbatto assolutamente il coglione. Bene. Alla tostatura quasi compiuta aggiungiamo il vino, che in realtà ne va aggiunto prima, però vabbè, la casualità regna e impera. Adesso vediamo che non fa più nessun rumore. Se voi lo riprendete, come voi potete vedere, sì, forse c'è qualcosa che non va. Comunque, voi seguite, ascoltate noi, o ascoltate anche forse la vostra naturalità. Tic tac 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 tic tac. Adesso, come vedete, inizio a tagliare, a pelare la nostra pera chiappona. Va fatto con un coltello grande, perché per una pera grande ci vuole un coltello grande.
e schiaffate via tutta sta pellaccia e poi l'andremo a tagliare a cubetti. Nel frattempo il nostro amico Garga sta combattendo con il brodo e il risotto che continua ad attaccarsi, ma in questo modo con la sua sagace abilità riuscirà ad ottemperare alle casuali disavventure che capiteranno al nostro riso della Wispula. E niente, quindi adesso andiamo a tagliare a cubetti il nostro perino, cioè cubetti, sono un po' la cazzo di cane, va bene. Tanto quello che importa è che dopo se lo mangia Garga il nostro risotto alla Wispula. E quello sarà ancora più difficile. Bene, può bastare questa quantità, con questa la riutilizzeremo per fare dell'altro, tipo fare un buon yogurt alla pera chiappona, quindi facciamo dei bei cubetti, ecco, e molto semplicemente, insomma, la forma ha solo una funzione estetica, ecco qua, magari tralasciate i pezzi brutti, li riutilizzeremo in qualche altro modo, tipo faremo mangiare anche quelli al nostro amico Garga. Ecco qua. Garga, come andiamo lì? Bene, benora. Come il riso è tosto? È cascata purtroppo una carota, ma rimettiamo del brodo. Va bene, va benissimo. La carota dà un po' di sapore. Anzi, poi in realtà la ricetta è abbastanza libera, nel senso che si possono aggiungere anche altri ingredienti abbastanza, insomma, a piacere, qualche spezia. Io ho qualche idea per questo qua, aggiungo un po' di sapore un po' più piccante e se no troppo, perché stanotte ho avuto i problemi al fegato e quindi non posso esagerare. Ecco, la pera è pronta e dopo l'andremo a applicare una volta che il nostro risotto sarà cotto. Ci manca ancora una decina di minuti. Ci vediamo dopo. Tic tac 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 tic tac. Una volta che il risotto è giunto a cottura, lo leviamo e andiamo ad aggiungere le pere e il formaggio grattugiato. Pepiamo. Garga, vieni pure. Ecco, andiamo ad aggiungere le pere. Benissimo. Bene, no, aspetta. Andiamo con un po' di pepata. Andiamo a dare una mescolata alla pera. Si deve un po' ammorbidire all'interno del nostro risotto alla Wispula. Bene, possiamo aggiungere anche la nostra toma. E il gioco è fatto, insomma. Bene, fai vedere come si è imparato a mescolare. Andate, dai. E guarda, la tagliamo, tranquillo. Dai, va bene, vai. Aggiungiamo anche il parmigiano, mescoliamo, un pochino sì, va sempre bene, una bella mescolatura, mantecatura. Io aggiungerei anche un goccino minimo di frodaglia. No, non farlo, di recente. Ormai è tardi, ci aggiungiamo un po' di burro. Facciamo leggero, quindi ce ne aggiungo ancora un po', nel dubbio la mettiamo ancora un attimo, basta, va bene, ed ora, una volta che ha aggiunto un po' di pepata, non puoi reagire perché sono in diretta. Non lo so, non lo so. Ma non lo so.
Va bene, adesso poi andiamo a preparare il nostro piatto. Va bene, va bene. Una porzione. Non devi parlare tu, però sei una controfigura, non esisti, la tua voce non sembra niente. Bene, adesso aggiungiamo la famosa glassa gastronomica. Vai, glassa. Di giusto. Facci piano, che già secondo me è drammatico. E voilà! E questo è il nostro risotto alla wispola, pronto per mangiare. Poi se volete lo potete guarnire con, insomma, con un po' di cose, con una birra, insomma, giusto per rendere il piatto un po' più piacevole anche alla vista, e insomma in pochi minuti avete un piatto, insomma, assolutamente piacevole per tutte le età, insomma, per tutta la famiglia. E buon appetito, e a Dio piacendo ci vediamo domani. Grazie. Tic tac, tic.